Buon pomeriggio e buon fine settimana, visto che siamo oggi di sabato 14 dicembre. Bene, come ho fatto ieri, che era stato il caso per la Fortitudo, oggi parliamo di calcio, però capirete nell'intervista di quale squadra, quindi io mando subito l'intervista. Buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Bene, dopo aver parlato ieri della Fortitudo che giocherà in casa domani, domenica 15 dicembre, siamo alla vigilia di un'altra partita casalinga, di un'altra nostra squadra tranese. Parliamo del calcio rosa femminile, Serie C, girone D, che è giunta la sua decima giornata di andata. Gara tra le nostre calciatrici della Puglia Trani e Sant'Egidio. La Puglia Trani che al momento purtroppo è un po' nelle zone calde verso, come si dice, il capitombolo retrocessione, che però il campionato è lungo e non vuol dire questo che la squadra è già retrocessa. In quelle zone lì sta lottando. È undicesimo in particolare con 5 punti, il Sant'Egidio invece è quinta con 16 punti. Purtroppo diciamo che le nostre ragazze in casa hanno, diciamo, in positivo una sola vittoria e ben 3 sconfitte. Fuori il Sant'Egidio invece è all'opposto del Trani, ovvero 3 vinte e una persa. Ultima gara del Trani, abbastanza molto pesante, passivo 7-1 a Pomigliano. Sant'Egidio invece tra le mura amiche ha avuto la meglio sul Dream Team per 2-0. E a livello di numeri e statistiche, l'ultima vittoria in questa stagione in campionato per la Puglia Trani risale al mese di ottobre, in particolare il 13 di ottobre, seconda giornata di andata, quando arrivò a Trani la Roma 14, che fu battuta con il punteggio finale di 2-0. Quindi speriamo tanto noi tifosi appassionati di calcio in generale e soprattutto credo il nuovo allenatore della Puglia Trani, Aldo Massimo Strippola, a cui facciamo un grande in bocca al lupo. Purtroppo a Pomigliano la gara era abbastanza segnata perché le padrone di casa ormai sono lanciatissime verso appunto lo slancio verso la Serie B praticamente. E invece per noi, per le tranisi, sarà importante ritrovare sicuramente il sorriso e per farlo ci vuole una bella vittoria che magari è un pochino difficile perché il Sant'Egidio comunque è quinta, insomma, è in altre zone della classifica, però questo non vuol dire che è un risultato positivo, le nostre giocatrici, diciamo, cioè, ci sono delle possibilità di ottenere una vittoria, come tutte le partite sarà, da giocare nel migliore dei modi, come dissi già per la Fortitudo, bisogna rendersi molto propositivi in attacco e coprirsi allo stesso modo in difesa. Quindi, certo, se diciamo la squadra ospite ti pone dal punto di vista del gioco delle difficoltà di cui tu hai dei punti deboli, bisogna far venire meno queste lacune. Comunque, a parte questo, veniamo, scusate se lo dico solo ora, l'appuntamento fissato per la partita tra Puglia Trani e Sant'Egidio è per domenica
alle ore 14:30, credo. Ora do un attimo uno sguardo qui. Sì, alle 14:30 ho detto, presumo, credo che dovrebbe giocare allo stadio comunale, visto che non c'è la concomitanza con la Vigortrani. E niente, forse le nostre ragazze, speriamo di vederle gioire con una vittoria e che la classifica possa presto avere un aspetto ben diverso. Quindi magari, chissà, sorpassare qualche posizione, vincendo in primis noi e magari sperando in qualche passo falso di chi ci precede e magari di chi ci segue. Capito? Quindi tutti allo stadio, mi raccomando, domenica 15 dicembre 2019, ore 14:30. E ci tengo a ribadire, ingresso gratuito, quindi più motivo di questo non ce n'è per andare a tifare le nostre ragazze. Forza Trani e viva il calcio in rosa!